Allora. Ah, giù, fammi su quello, guarda, fu veloce, dai, su, non posso perdere tempo, dai, su. Che è successo? E io non ho mezzo casalletto. No, si carico su quello, porto su quello, la fa che l'altra, ecco, è veloce. Ma dobbiamo chiamare il centro. Sì. Se no dobbiamo chiamare pure una cosa là. E conviene. Già bloccato una cosa. Cacche cose sotto la macchina, si è bloccato lo stesso. E qua però non ce la faccio. Le apro tutto a spazio, ma avete intrappolato in casa? Ma avete intrappolato a casa? Ma che sapete che mi sono casato? Ma guardi, cosa non c'è niente da fare? Cosa ho scherzato al maestro quando ho girato? Sì, sì. Prova un po' a chiamare il... No, è un ufficio. Erano meglio le macchine di una volta. Aggiù. Dai, la Mercedes, c'è una Mercedes, chi c'ha una Mercedes? Poi la fa spostare, non posso uscire, sono bloccato, pure un coso, sono bloccato, non scivolo. Ho pronto, io me ne devo pure andare. Io me ne devo pure andare. Il fatto che dobbiamo. Il fatto che se mo la spostiamo questa è una parola poi a ritirarla su, perché a metterla in mezzo alla strada è un disastro. Come la sposti? No, nel senso potremmo casomai metterla un po' a folle, però diamo la possibilità di passare, però poi rimane tutto in mezzo alla strada. Perché il problema, noi abbiamo sentito pure da un rumore insomma qua, però. Come se mi sta accostando? È come quando magari si gira a vuoto. Qua d'estate non ci fanno mai uscire che bloccano tutto quanto, adesso anche d'inverno. La colpa è un po', diciamo, no. Poi, succede. No. Allora, la verità, diciamoci la verità, che se la signora insieme a morire proprio mo, insomma, noi non ci venivamo qua. No, vabbè. E tanto ci stava un altro, ci stava. Beh, oddio, no. Oggi per noi sì, insomma, in certo modo. Per più si lavora, quando c'è il lavoro si va sempre bene, o no? Aldo, che facciamo? Cufa, toccare cufa. Io vorrei uscire. Questi soldi per ste macchine, dopo alla fine non Aldo, non se dovessero credere che mi sono morto io, facciamo vedere che è vivo, sennò la... E com'è morto, non lo sapete. No, poi abbiamo la parte del comune di Pescara, se le fanno l'autopista, cioè abbiamo la parte del comune di Pescara. Allora di questo a Pescara a giratina, portare sul città Sant'Angelo, mo ti dico, allora abbiamo portato quello spedale di Pescara, dopo se vede. Che se le fanno l'autopsia deve essere stata qualcosa traumatica. E a che ora ci avete l'appuntamento all'ospedale? Alle 10 ma da baciare, noi l'avevi fatto. Via alle 9 e mezzo c'è un appuntamento in comune, spero che. Aspetta, se proviamo al limite. Allora Aldo, facciamo una cosa. No, non sterza. Tu non prima sterza, quando hai provato a sterzare, pure da fermo. Non sterza, non sterza. Aspetta, adesso lui prova e noi sentiamo il rumore lì. Prova a fare che? Proviamo a sterzare al limite. Con la macchina. No, vabbè, solo pure se entra uno qui a sterzare dello sterzo. Al limite, proviamo un po'. Carica qua, adesso sento un rumore, qua. Chi è? No, no, ma no, questo è il rumore della macchina, il rumore della macchina. Si è liberato lo sterzo, la cosa? Proviamo. Colpi dietro. Sì? Aspetta. Si sente qualcosa dietro. No, fa un rumore qua, fa un rumore no, qua. Il rumore viene da dietro. No, ma se il rumore era avanti. Aspetta, guarda, tu senti dietro, io sento avanti. Fa un rumore da centrale. Vedi un po' avanti. Considerato che sì, no. Morto. Com'è, scusi, non ho capito. Ho detto, considerato che il rumore non può venire dal morto, ci starà qualcosa dietro. Prova a liberare un attimo lo sterzo, Aldo, questa volta. Così vediamo un attimo di. Porco boy, ma qua è carrete, porco giù. Oh! Porco giù, dietro! Oh. Devi premi là. Oh. No, niente. Aspetta. Che è? Che è successo? Aspetta. Oh. Aspetta, non prima. Oh. Ferma.
però blocchi la via, blocchi il traffico, blocchi il traffico, blocchi il traffico, blocchi il traffico, blocchi il traffico.